E su una lettera lui scrive: Rainerio, priore della chiesa di San Michele in Acri, è entrato a far parte della religione dei frati minori. Questa religione sta aumentando assai di numero nel mondo intero. Il motivo è questo, che essi imitano palesemente la forma di vita della chiesa primitiva. Osservavano il Vangelo alla lettera e senza commento. Il maestro di questi frati, cioè il fondatore di quest'ordine, si chiama Francesco, un uomo talmente amabile che è da tutti venerato. Venuto presso il nostro esercito, crociato, acceso dallo zelo della fede, non ebbe timore di portarsi in mezzo all'esercito dei nostri nemici e per molti giorni predicò ai saraceni la parola di Dio, ma senza molto frutto. Ma il sultano, re d'Egitto, lo pregò in segreto di supplicare per lui il Signore perché potesse, dietro divina ispirazione, aderire a quella religione che più piacesse a Dio. Giacomo da Vitri, contemporaneo, vive con Francesco e scrive quanto abbiamo appena detto. Giacomo da Vitri, o Vitri, oltretutto è anche un po' arrabbiato con Francesco. Perché? Perché tutti coloro che erano accanto al vescovo Giacomo da Vitri si innamorano di San Francesco e entrano nelle file dei frati minori. E lui a un certo punto dice: questo viene qua a fare solamente guai, viene qua, parla con i giovani e se li porta via, travolgendoli con l'anarchia fantasiosa e straordinaria delle sue idee. Avevo un sacco di collaboratori che, affascinati, travolti dallo sguardo e dalle parole di questo padre italiano, mi hanno lasciato per seguirlo. E allo stesso frate, anzi lui lo chiama fraticello, è venuto anche lo stirpizzo di recarsi dal sultano per parlare con lui ed è uscito incolume. Anzi, è riuscito ad ammaliare anche lui, ad ammaliare anche il sultano, mentre al cammino, il cosiddetto principe perfetto. Abbiamo già accennato che quanto scritto nelle cosiddette cronache ufficiali da Tommaso da Celano 1228-1229, questa è praticamente una lettera che ha scritto. Che è una delle due o tre lettere che il vescovo poi cardinale Giacomo da Vitri, che era tra le file dei crociati, dopo aver incontrato, parlato con San Francesco, scrisse ai suoi collaboratori fiamminghi e è ritenuta l'unica fonte veramente attendibile. Non distorta. Però in effetti già c'è la conferma dell'incontro sì, con Sultani, che praticamente non è un elemento leggendario. Sì, ci dice quello che a noi serve, in pratica, che Francesco, l'uomo di pace, ha ammaliato, è riuscito ad incontrare il sultano. Non ripeto ancora della falsità non voluta che trasmette la cronaca di Tommaso da Celano che di buona misura da Diciamo, sono molte falsità per noi è una sorta una di leggendaria di cui non possiamo avere, nessun riscontro addirittura noi quando pensiamo all'incontro tra Francesco e il Sultano, la prima cosa che ci balena è il fuoco, no? E il rito dell'ordalia. Il rito dell'ordalia non l'ha mai fatto Francesco di Assisi, anche perché fu ritenuto eretico nel concilio lateranense del 1215 e conseguentemente Francesco non avrebbe mai fatto una non si cosa sarebbe sottoposto anche la prova, nel modo più assoluto. però girava questa voce da dove Sì. Andiamo avanti. Ecco, ripetiamo, è certo che Francesco ha incontrato il risultato. Francesco lascia i crociati attraverso
attraversa il campo pieno di defunti, pieno di feriti, poi lui è padre illuminato e si presenta alla corte del sultano.